Tutto è pronto adesso per la partenza. Bianchi sul pallone, che è Matteo Martini della sezione di Arezzo. Si comincia. Parte Lollo in possesso. Lancia subito lungo a cercare Ricciardo, che prova a saltare. Anticipo però da parte della difesa. Tutti in area di rigore i saltatori. Qualche trattenuta. Calcio d'angolo. Adesso arriva Bianchi. Ancora lotta Lorenzo Lollo. Cerca Masini. Ottima uscita questa volta di Crisanto. Poi il tiro da parte di Cristiani, che finisce fuori di poco. Neanche a terra. Non c'è nulla però secondo l'arbitro. Morosi prova a mettere in mezzo. Arriva Galligani, che mette fuori clamorosamente. Parte adesso a cercare il primo palo. Poi Masini spizza di testa. Non arriva nessuno. La girata poi di Ricciardo. Poi di prima Morosi per Masini. Attenzione, che non arriva sul pallone. Rimane lì però Morosi. Mette in mezzo. Arriva il gol di Ricciardo. Arriva il gol di Ricciardo. 1-0 per il Siena. Ricciardo arriva prima di tutti. Era andato vicinissimo al gol. Il numero 9 bianconero torna titolare. Giovanni Ricciardo, e segna il suo secondo gol con la maglia bianconera in un momento delicatissimo. È qui che si vede l'esperienza, è qui che si vede il giocatore che può fare la differenza nei momenti importanti. Per l'arbitro batte subito il Siena. Attenzione, Cristiani prova a penetrare in area. Cristiani mette in mezzo, riesce in qualche modo ad arrivare. Poi arriva il tiro da parte di Biancon. La palla ancora rimane lì. Grande salvataggio di Tempestini. Biancon era andato a botta sicura. Va a cercare Nencini. Poi Lollo ancora una volta di testa, non riesce ad allontanare il Siena. Allontana adesso Tommaso Bianchi, che prova a lanciare Galligani. Galligani, sono 3 contro 2, ancora Galligani, un po' di spazio. Guarda in mezzo Galligani, va l'1 contro 1. Galligani si accentra, ancora zona tiro per Galligani. Va da Agbe, da Noia però questa volta Leonardo Granato, ma c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Siena. Ultimi controlli da parte dell'arbitro. Fischia adesso. Parte Galligani, il tiro di Galligani, arriva il gol, il 2-0 per il Siena, il raddoppio Elia Galligani e l'abbraccio collettivo da parte dei bianconeri. Cerca il passaggio lungo linea, non riesce a trovare il compagno, poi Cavallari ed è finita la partita. Vince il Siena 2-0 contro il Signa, e questa è una vittoria molto importante per i bianconeri, che mantengono la prima posizione in classifica. 3 punti veramente molto importanti.